Allora, buongiorno a tutti, grazie anzitutto per essere qui. Questa è la prima assemblea regionale della protezione civile. Cerchiamo di mettere a punto un po' di idee, un po' di proposte, un po' di studi, cerchiamo di dialogare un po' tra di noi, di conoscerci, di vedere come possiamo agire insieme per così dare il nostro contributo come azione civile per la creazione di un modello, un organismo, un'associazione che possa proporsi per la cittadinanza, un'organizzazione progressista, insomma, in qualche modo a sinistra del PD, ma soprattutto che guardi ai problemi reali del paese, all'economia, all'occupazione, e lo faccia attraverso quello che è il minimo comune denominatore di azione civile, cioè la legalità. Ci sono due grossi elementi che portano alla situazione di grave angoscia che stiamo vivendo, ovviamente la congiuntura economica internazionale e poi la situazione italiana piuttosto peculiare di illegalità, che sono le mafie, che sono la corruzione, gli appalti truccati e quant'altro. Ho anche dei dati dove in Europa siamo ultimi sia per istruzione che per cultura, che per investimenti, che per politiche industriali. Quindi significa che questo secondo pilastro della crisi vede appunto la legalità al centro, ed è su questo che Azione Civile vuole in particolare sensibilizzare i cittadini e invitarli a collaborare e partecipare. Non mi stanco mai, è sempre molto retorico dirlo, però sono un grande artista di Milano, come Giorgio Gaber ha cantato in una canzone la famosa frase libertà e partecipazione, per cui l'invito che faccio a tutti noi, ma anche a tutti coloro che conosciamo, che possono essere interessati più o meno alla politica e all'impegno civico, di cercare di convincere gli altri e far capire che impegnarsi non è qualcosa di politico, qualcosa di negativo, come è diventato il luogo comune degli ultimi 20 anni, da Mani Pulite in poi, ma è una necessità per essere insieme responsabili e protagonisti della vita pubblica del paese. Dico sempre che in qualche modo che se noi non ci occupiamo di politica, la politica si occuperà di noi, se non ci saranno dei contrappesi e controlli su quanto fanno le dirigenze, inevitabilmente si andrà verso quelle forme di corruzione che purtroppo tristemente in questi decenni abbiamo visto crescere. Per questo la giornata avviene in questo modo, ci sarà l'introduzione di una delle organizzatori nazionali, del coordinatore nazionale Serena Cernecca, poi di Sabrina Giancotti per Azione Civile Angolo, Lombardia, e poi soprattutto i vostri interventi, le vostre domande. A questo proposito, presso il banco alla vostra destra potete iscrivervi se volete fare una domanda, porre una questione, uno stimolo, un argomento o quant'altro. Chiedo ovviamente a tutti di fare gli interventi di, insomma, di 5-6 minuti, non di più al massimo, in modo che tutti si possa parlare. Poi ci sarà una pausa da 1 alle 2:30, in cui potremo magari tutti insieme ancora, mentre mangiamo qualcosa, continuare a dialogare degli argomenti che avremo cominciato a imbastire dalla mattinata. Il pomeriggio si aprirà alle 14:30 con l'intervento di Gaetano Provini, che è responsabile per le questioni e per l'economia, quindi un ruolo centrale del paese in Azione Civile, e poi verso le 15:30 arriverà Antonio Doria, che ci spiegherà le sue ultime vicende, che come sapete lo hanno visto lasciare definitivamente la magistratura per una serie di ragioni che ci racconterà, che riprenderà il filo di quel progetto che ci ha già illustrato in un'occasione precedente circa un mesetto fa, e che sarà pronto a rispondere alle vostre domande, ai vostri interventi. Assolutamente vi prego di non essere timidi, semplicemente vi chiedo di essere sintetici, ma assolutamente di partecipare a questa giornata, insomma, visto che Antonio, che gira tutta l'Italia, non ha sempre la possibilità di essere in sede qui con noi. Quindi a questo punto passo la parola a Serena Cernecca, che ci illustra la visione, diciamo, sì, la globale dell'organizzazione del Azione Civile da Roma in Azione.
Io sono Serena Cennetta, sono referente nazionale per l'organizzazione e la partecipazione di Azione Civile e provvisoriamente in questo momento referente della Lombardia. Poi vi spiegherò perché provvisoriamente, perché qua in questo momento un po' tutto lo schema organizzativo di Azione Civile è provvisorio, ma è voluta una cosa. Dunque io vorrei innanzitutto fare un po' di chiarezza su quella che è Azione Civile, perché fino a ieri, guardando anche un po' i telegiornali, piuttosto che leggendo i giornali, ancora Azione Civile viene confusa con Rivoluzione Civile. Anche quando parla con i Broia, spesso sotto nelle didascalie c'è scritto ancora Presidente di Rivoluzione Civile. Ora, Rivoluzione Civile è un'esperienza, è un percorso che è stato compiuto, ma che è anche concluso. Azione Civile è un'altra cosa. Azione Civile c'era prima di Rivoluzione Civile e Azione Civile c'è ora e ci sarà dopo. Perché questo? Perché Rivoluzione Civile, come tutti sappiamo, è stata, come dicevo, un'esperienza fondamentalmente un'esperienza elettorale, doverosa da farsi, i cui esiti sono noti a tutti, ma che vanno anche analizzati sotto certi aspetti. Quell'esperienza è nata da esigenze di tipo sicuramente elettorale, ma anche da esigenze contingenti al nostro paese, perché era assolutamente necessario riuscire a dare, a ricostruire un'idea di sinistra che in Italia purtroppo non c'è più e non c'è tutt'oggi. Però è anche vero che quella è stata un'esperienza dettata da una sommatoria di diverse sigle, più o meno antiche della nostra storia. E ha avuto l'esito che ha avuto. Azione Civile era nata prima come associazione, è stata diciamo, fondata nel 2012 ed era una delle componenti di Rivoluzione Civile, così come lo erano tutte le altre che facevano parte di quel contenitore. Finita l'esperienza elettorale e analizzato ovviamente tutte le varie facce di quell'esperienza, Azione Civile non è morta con Rivoluzione Civile. Azione Civile è andata oltre, è andata avanti e finalmente ha iniziato quello che è il suo percorso e le sue peculiarità, che sono sue proprie, con un proprio percorso, un proprio obiettivo e quindi una propria idea di paese, di società, di cultura e di politica. Quindi Azione Civile adesso c'è, siamo presenti ormai su tutto il territorio nazionale, ovviamente con gruppi più o meno costituiti, più o meno folti, ma abbiamo la presenza più o meno in tutte le regioni. Lo dico dal punto di vista proprio del nazionale, perché evidentemente io insieme a Mirko Benelli, che siamo coloro che in questo momento insomma, stiamo cercando di dare il nostro contributo per l'organizzazione a livello nazionale, abbiamo anche il polso diciamo, di quelle che sono le adesioni che ci arrivano anche online attraverso il sito, nonché i contatti con tutti i territori nazionali. Vi posso assicurare che ormai in tutte le regioni, diciamo nel 90% delle regioni, Azione Civile in questo momento è presente. Ma la cosa ancora più interessante è che Azione Civile oggi è presente in una grandissima quantità di province, non solo di regioni. Dico questo perché è importante, perché uno delle peculiarità di Azione Civile è proprio quella di dar voce a un movimento civico, quindi ha un'idea delle istanze, a dei contributi, a dei progetti che non siano calati dall'alto, ma che siano espressione di quelle che sono le necessità, le esigenze della gente, delle persone. Le persone inevitabilmente vivono la propria vita, la propria esistenza all'interno di un contesto che non è solo quello nazionale, macro, ma micro, cioè quello della propria città, del proprio comune, della propria provincia, della propria regione. E quindi è un dato importante che da soli 2 mesi più o meno dal lancio dell'Azione Civile, in realtà questa esigenza, questa istanza si è nata spontaneamente un po' ovunque. Quindi dicevo appunto stiamo riuscendo a coprire più o meno tutto il territorio nazionale. Quotidianamente alla mail di organizzazione civile @gmail.com, che è la mail che raccoglie le adesioni che arrivano attraverso il sito, abbiamo da slistare su vari territori decine e decine se non centinaia di mail. Questo avviene tutti i giorni e questo quindi ci fa ben sperare, fa ben sperare tutti noi che siamo qui presenti in questa sala, perché siamo stati presenti ieri in Venezia e Giulia, in Toscana, oggi contemporaneamente anche in Sardegna, quindi è un dato importante che ci tengo a comunicare perché si deve avere la sensazione che non solo chi è presente oggi qui si sta muovendo in una certa direzione, ma in contemporanea tutto il territorio nazionale ha evidentemente raccolto quel messaggio che l'Azione Civile ha cominciato a dare 2 mesi fa e
sta costruendo, costruendo anche su temi che sono propriamente peculiari di quei territori. Ieri ho partecipato all'assemblea regionale del Friuli Venezia Giulia, ad esempio, ma sicuramente andrà anche qui oggi, e alcuni interventi sono stati proprio concentrati su quelle che erano le problematiche che ad esempio a Trieste si sono venute a rivelare nelle ultime settimane, ad esempio sul mondo della scuola piuttosto che su altri temi. Ecco quindi che questa esigenza è stata sentita comunque ed evidentemente è stata portata oltre a quella che è l'esperienza di ogni singola persona, e quindi quasi in modo spontaneo sono nati questi gruppi che a loro volta poi hanno contagiato di questa buona politica, di questa voglia di rimettersi in gioco per fare politica altre persone in province magari vicine o in comuni vicini. Quindi questo è il quadro ad oggi di azione civile su base nazionale. Dicevo appunto, il collante però che mette insieme tutte queste persone, queste idee, questi contributi sono proprio i contenuti delle varie automatiche che si andranno sviluppando, perché la protezione civile vuole essere semplicemente un nuovo soggetto che nasce